bambini, intergalattici eroi. A spasso per il cosmo, sei dei nostri se lo vuoi. Saurini, e se il cristallo troverai, speriamo che il cattivo non arrivi fino a lui. È un buco sciamano, magia nella tua mano, e un mondo di avventure si aprirà. Galattici eroi, viaggiare nello spazio, un'abitudine oramai. Saurini, sempre più uniti siamo noi, che da buoni amici non ci lasceremo mai. Saurini. Una dura lezione. Adesso tocca a me. Vi voglio raccontare la storia del fantasma che infesta questa foresta. Che cosa ne dite? Uno spirito terrificante che si aggira tra gli alberi. Non aver paura, Bronto, sentiamo la storia. Sappiamo proprio. Sì, dai, Saro, racconta. Chiunque osava avventurarsi qua giù udiva strane voci. Bronto! Che tipo di voci? Voci spaventose che dicevano... Bastarà! No, non sono stato... Allora ti ha parlato. Non so perché dovrei fidarmi di te, scienziatucolo. Perché ho trovato il modo per farti tornare alle tue dimensioni normali. E come pensi di riuscirci? Con il MultiPiù, il mio nuovo elisir di crescita graduale. Provalo prima tu. Va bene. Vi sto benissimo. E perché non sei ancora cresciuto? Perché io sono già della mia taglia giusta. D'accordo. Un introglio veramente disgustoso. È inutile come sempre. Per fortuna si è attivato un cristallo dei desideri. Stavolta sarà mio. Facciamo rotta verso quel pianeta. Nuovo viaggio, vecchio desiderio, conquistare l'universo. Ma guarda... La fonte dei ricordi è inquieta, Nico. Giusto, maestro. Vado a svegliare i cuccioli. Non è necessario. Sono già svegli, guarda. Dove eravate, accipicchiolina? Nella foresta di pietra per raccontarci storie spaventose. Ma lì abbiamo sentito urlare un vero fantasma. Che c'è da ridere? Quello che avete sentito era solo il vento. Ci siamo spaventati per nulla. Esatto, Nunzi. Ma ora che siete qui, vediamo cosa vuole dirci la fonte magica. Ecco. È lì che dobbiamo andare. Un posto pieno di rocce. Chissà se c'è da mangiare. A me metti i brividi. Il pianeta si chiama Rocky. Se non credo sia così inospitale come sembra. Una nuova missione vi aspetta. Sì, recuperare il cristallo dei desideri. Se fosse Taurus a prenderlo, diventerebbe padrone dell'universo. Sarebbe terribile. Buon viaggio, cuccioli, e fate attenzione. Certo, maestro. Amici, siamo in una zona inesplorata, ma sapete che con me non c'è nulla da temere. Chissà dove siamo finiti, accipicchiolina. Queste sono ragnatele. E i proprietari non sembrano dei simpaticoni. Come facciamo adesso? Dobbiamo assolutamente aprirci un varco. D'accordo, ci penso io. Barco aperto! Al colpo, Stego! Presto, tutti da quella parte! Forza, Nicus, andiamo! Non vorrai fare amicizia! No, grazie! Non ci tengo proprio! Ecco il meteorite! Bye, bye, cuccioli! Questa zuppa ha un bel aspetto. Il localizzatore sta suonando. Chissà dove l'ho messo.
eccolo! I taurini sono in viaggio. Io devo raggiungerli. Questo pianeta non mi piace. Sono solo sassi. Sassi e ancora sassi. Prendi questo e attiva il materializzatore 3D. Con questi cingoli recupereremo il cristallo in un attimo. Aspettami, arrivo! Qui sembra disabitato. Vediamo se c'è qualcuno in giro. Non mi ero sbagliato, qui non c'è proprio nessuno. Cerchiamo anche da quella parte, non possiamo arrenderci. Voi continuate pure, io vi aspetto qui. Salve amici, sono contento di rivedervi. Anche noi, Gaul. Avete notizie del cristallo dei desideri? No, Capperi, qui non c'è anima viva. Dobbiamo andare avanti e sperare di incontrare qualche abitante di questo pianeta desolato. D'accordo, continuiamo. Stego! Ma che succede? Mammina mia, le pietre si muovono! Ucci, ucci, sento odore di cristallucci, diventerò il padrone dell'universo! Questa volta nessuno mi potrà fermare! Abbiamo scoperto una cosa. Anche qui c'è vita. Certo, è come ha detto il saggio Sauro. Mai fidarsi delle apparenze. Ma sembrano solo sassi. Questo lo vedremo subito. Visto, i sassi sono vivi. Oh, Capperi, guardate là! Chi siete, stranieri? Perché ci minacciate? Gaul! Salve! Noi siamo amici e veniamo in pace. Io sono Gaul di Raya e loro sono cuccioli di dinosauro e vengono dal pianeta Terra. Cuccioli di dinosauro? Cosa volete da noi? Che ci aiutate a trovare un cristallo luminoso prima di un umano cattivo. Un cristallo? Sì, ha un grande potere. Guai se cade in mani sbagliate. La pietra che cercate può essere quella dentro il sacro totem. Si è appena illuminata e non sappiamo perché. Ma chi ci garantisce che state dicendo la verità? Ne sei proprio sicuro? Beh, non avete mentito. Un pericoloso straniero è stato avvistato. Davvero? Amici, Taurus è già arrivato. Dobbiamo raggiungere il cristallo. Ma come facciamo prima di lui? Abbiamo bisogno del vostro aiuto per raggiungere il totem. Sembrate degni di fiducia. Ci pensiamo noi a portarvi. Presto, tutti a bordo. Forza! Wow, Taurus, arriviamo! Evviva! Nessuno in giro, finalmente avrà il cristallo. Cosa credi di fare, straniero? E adesso chi è? Non ti azzardare a toccarlo, Taurus! Ancora voi, dinosauri guastafeste, ma ormai è troppo tardi! Ma è incastrato. Dovrò usare le maniere forti. Il sacro totem! Oh no, è stato rotto! Bye bye!
dobbiamo assolutamente fermare. Non vi preoccupate, ci passo io. Oh. Eccola laggiù, l'astronave di Magro. Di qui non si passa. Fatti sotto, tre occhi. Ora ti faccio vedere come si fa tre. Io preferisco il baseball al bowling. Addio, vabbè, i giurassici. Ehi, ma che ti succede? Aiuto! Che ne facciamo? Portiamolo dal saggio Sauro, sarà lui a deciderlo. Urca, è scappato ancora! Sarà più la stessa cosa senza il sacro totem. Non vi preoccupate, useremo il potere di questa pietra per aiutarvi. Desidero aggiustare il totem. Ok, sono ancora più piccolo. Ma dove ti sei cacciato, Madro? Sono diventato piccolo anch'io. Il multipiù è un leggero difetto di fabbricazione. Ma che ti prendo? Grazie per averci aiutati. Noi allora andiamo. Ciao, piccolino. Grazie. Fate buon ritorno nel Giurassico. Buon rientro anche a te. E speriamo di rivederci presto, Gaul. Sono molto orgoglioso di voi, cuccioli. Non solo avete fermato Taurus, avete anche restituito serenità agli abitanti del pianeta Ropis. Il cristallo nel totem ricorderà tutti la vostra impresa. Taurus, però, è di nuovo fuggito con la sua astronave. E di certo continuerà a combinare guai. Nunzi purtroppo ha ragione, piccoli miei. Non importa, noi saremo sempre pronti a fermarlo. Certe volte Brunto sembra un vero schiacciasassi. Amici, vediamo insieme su quale pianeta andremo con i taurini nella prossima puntata. Che bello trovarsi nelle profondità di un pianeta ricoperto d'acqua. Speriamo solo di non incontrare il mostro dell'abisso nero.